È arrivato il momento degli incarichi dei ladri. Altri 10 dopo gli incarichi cortigiane. Interagiamo. Proprio nascosti, eh? Zio. La volpe. Hai bisogno del mio aiuto? I ladri di Roma sono giovani, abili, ma giovani. E tendono a rivaleggiare. C'è un'altra banda? I 100 occhi. La che di Cesare Borgia. Ci stanno causando parecchie noie. Dove posso trovarli? Te lo mostreranno i miei ragazzi. E allora usciamo dalla taverna della volpe. Tra l'altro mi sono appena accorto che siamo all'incirca al 75% di completamento della storia e ho superato le ore di gioco di Assassin's Creed 2. È anche vero che c'è più... Perché c'ho il punto d'osservazione qua sopra? Boh, io vado a fare, non si sa mai. È anche vero, ragazzi, che nonostante tutto... Perché lo devo fare? Perché? Boh. Qua c'è un po' di più di esplorazione. Quindi dal lato è anche capibile. Niente, è un bug. Ok. Sprecato tempo. Comunque. Il primo incarico è qua. Ci sta, ci sta. Dove siete, brutti stronzi? Ok. Ezio, mi avevano detto che saresti arrivato, ma non ci credevo. I 100 occhi ci hanno sfidato a un confronto. Contano di cavarsela perché sono molti più di noi, ma non si aspetteranno di avere a che fare anche con te. Arriveranno presto. Preparati. Ce la farà a botte. Sopravvivi allo scontro senza che alcun ladro venga messo fuori combattimento. Adesso preparatevi, ragazzi, a uno scontro piuttosto agguerrito, perché nessuno dei nostri deve finire fuori combattimento. Però c'ho questo metodo qua. Vabbè, però per un po' ha funzionato. Cosa cazzo vuoi? Buono. Devo difendere praticamente i miei ladri. In 2 su 1. Gang bang. 3 su 8. 4 su 8. Metà. 5 su 8. Anzi, più di metà. Sette su otto, bravi, ne avete fatto fuori uno. 8 su 8, 8 su 8, 8 su 8. 100% di sincro e il primo è andato. Vediamo dov'è il prossimo. Minchia, zio, però. E allora il secondo su 10. Ezio, devi aiutare mio fratello Aldo. Quei banditi l'hanno preso, ti prego. È solo un tagliaborse. Non ha mai fatto del male ad anima viva. Cucciolo sperduto. Salva Aldo in meno di 2 minuti. Ok, cavallo. Ho già capito. Ho già capito cosa mi stai chiedendo. I Borgia la stanno stuprando. Dimmi che è qua sopra almeno. È ovvio che no. Dove passo? Dalla porta non passo, vero? Ovvio. Ovvio.
Io non saprei farlo. Ok, è lì. Uccidetelo! A posto. Grazie a Dio, misericordioso. Così dovrebbe essere. Dai, di una semplicità assurda. Chiamato gli adepti, ma hanno fatto il loro lavoro. Io non ho dovuto fare niente. Però altri contratti, anzi altri incarichi, me li ha messi? Sì, ok. Il terzo non l'avevo visto, me l'avete messo, benissimo così. Però sono 400 metrini, Cioè... Dove sei, piccolo ladro? Eccolo qui. Ezio Auditore, per Diana. La tua rapidità è quasi leggendaria. Vediamo se è paragonabile alla mia. Completa il percorso in meno di 60 secondi. Una corsa. Ah, le buone vecchie corse. Ok ragazzi, praticamente dobbiamo farlo nei due terzi del tempo. Sarà una sfida piuttosto tosta. Però i veri uomini le sfide le accettano. Ok, 2 su 9. Siamo ancora molto lontani. Ok, siamo a un terzo. Abbiamo superata la metà. Ok. Di qua. 48. 8. Potresti fare anche di più. Ho 7 secondi. 5. E 100%! Siamo a 3 su 10 a questo punto. Io credo che ci dia degli altri incarichi, esatto. Posso trasferirmi gentilmente tramite una galleria? Volendo, sì. Entriamo. Andiamo ai successivi. Cos'è questo? Non lo voglio sapere. Comunque. Ah no, invece sì, devo saperlo. Ezio. I 100 occhi sono infuriati. Bene. Mi aspetto una rappresaglia. Non ne avranno la possibilità. Prenderemo noi l'iniziativa. Cerca i miei ragazzi. Stanno già preparando un piano. Io preparo una chitarra, allora. Bullshit, bannatemi dopo questo. Dovrebbero essere 4 come prima, a questo punto. 1, 2, 3, 4, esattamente così. Non posso andare al covo dell'isola Tiberina, però posso andare a Palazzo Senatorio. Il che non è male. Da parte di San Vincenzo di Vernazzano con la gamba di San Teodoro sarà benedetta con l'esposizione dell'ascensione di Giotto e del braccio sinistro. Ezio! La Volpe ha scoperto un'occasione troppo ghiotta per essere ignorata. Un dono dei Borgia ai 100 occhi, ricolmo di amnistie, promesse e denaro. Inutile dirti che, se riuscissi a sottrarlo, farebbe molto comodo alla nostra Gilda. Premio in vista. Non farti individuare mentre cerchi di sottrarre il contenuto della cassa. Tosto. Tosto. Al massimo chiamo gli adepti, faccio fare fuori tutti. Con sua stessa richiesta, l'esecuzione del condottiero Simone Occhibianchi avverrà per strangolamento. Buondì. Allora, il posto non è neanche abbastanza lontano. Però è un'area vietata.
quindi insomma avremo un po' nel culino. La settimana scorsa è che serve quella danza che stanno stuprando, causandone la rovina? Oh, non siete molto svegli, vero? Che modi. Ok, ho capito che edificio è. Bisogna calarsi dall'alto. E intanto uno così si fa fuori. Posso prenderlo questo? Ma no! Ma non sto cercando di sottrarre niente adesso! Che palle! E niente, il 100% se ne va così. Perché a questo punto chiamavo gli adepti, facevo così e facevo festa finita, no? Perché rimaneva solo lui. Eh no, non sarebbe bastato. Ok. Ok, non sarebbe bastato. D'accordo. Un fiorino! Bellissimo. Ok, avrei dovuto chiamare gli adepti uno per uno. Prima far fuori quelli sul tetto e poi proseguire. Dovremmo appiccare degli incendi nelle caserme. Tutti i pellegrini giunti a Roma dovrebbero evitare i ponti. Questo potrebbe essere un buon nostro. Recenti scontri fra bande giovanili armate hanno causato la morte di molti nostri stimati. Guarda un po' chi si vede. Allora, bisogna andare su. Che state facendo? O è giù? Mi sa che è su, sapete? Sì, è su. Che palle, però. Grazie, Ezio. Lo porterò alla volpe. Siamo rimasti fregati, ragazzi. Molto fregati. Fregatissimi. Andiamo avanti con il prossimo, scusate. Era fare pausa cibo. E il prossimo sono tre vicini, buono. Tanto è spuntato un ricordo di Cristina così, che poi sicuramente andremo a fare. Si trova sul tetto. Bene così. Poche rotture di cazzo. E parliamoci. Credevo fossi più giovane. Come può essere così rapido un nonnetto? Ma come nonnetto? Giovane dentro. Ancora un percorso da fare in meno di 60 secondi. Two, one, let's go. Set obiettivi 1:15. Tosto. Dai, Ezio, devi mettere la gamba, però. Non muori. Forse non muori te. Ci sono gli assassini per quello. Bene, Godo, non mi avete preso. Il prossimo è lassù. Dannazione, lo sto perdendo. Diavolo, non lo vedo più. Bene, fate il vostro dovere, fate il vostro dovere, fate il vostro dovere. Io sono già 5. C'è la corda anche qui? Sì, c'è la corda. 6. Dov'è il settimo? Laggiù. Non c'è la corda. Non c'è la corda, ma fallisco al 100%. Lo fallisco, raga, lo fallisco.
Lo fallisco. Vabbè, in fondo ci siamo arrivati. Però che palle. Troppo lontano il sesto dal settimo, ragazzi. Troppo lontano. Troppo. Con questo, ragazzi, siamo a metà esatta. E però ce n'è ancora due di questa serie qui. E sono esattamente qua. Andiamo al sesto su 10. Ecco qua. Abbiamo un patto tacito con i poveri di Roma. Noi non rubiamo a loro e loro in cambio ci ignorano. I cento occhi invece li tormentano in continuazione. Oggi i loro banditi sono di pattuglia sui tetti della città. Se dovessero scomparire, nessuno lo noterebbe. Lotta di classe. Uccidi tutti i banditi con la pistola. Cazzo. Meno male che ho comprato i proiettili poco fa. Poco prima di iniziare la live. Comunque. Dove sono questi tizi? L'ufficio del cancelliere è a vostra disposizione per... Fuori uno. Beh, con la pistola è tutto più easy. Allora, uno su tre è stato fatto fuori. Non siamo coinvolti in quello che è appena successo, no? It's not my fault. Dove si trova il secondo? Sto bastardo. Però ti devi muovere. No, si è butta. Avete prezzi più onesti di questi, amici. Date un'occhiata alla mia vetta. Va bene, andrò a prendere in controtempo. Forse. Si è blocca. Sì, però ragazzi, non esiste però, eh. Cioè, va dove cazzo gli pare. Adesso o mai più. Qui, pace, presto. Non ce l'altra parte. Via, via. Anche te così non rompi i coglioni. L'ultimo su tre. Il 100% richiedeva l'uccisione con la pistola e questo gli daremo. L'ho individuato troppo da lontano però. Devo avvicinarmi di più la prossima volta. Vabbè, la prossima volta. Spero non ci siano di prossime volte perché abbiamo finito. 6 su 10 e adesso c'è da fare l'ultimo di questa serie. Questi incarichi ladri non sono per niente male. Sono più difficili degli incarichi cortigiani, però allo stesso tempo più divertenti. E andiamo. Ma non il cavallo. Si servono di uno scrivano, tale Vincenzo. Nonostante la sua eloquenza, si azzuffa spesso con una guardia dei Borgia, un certo Galvano. Abbiamo l'occasione per incrinare i rapporti tra due nostri nemici. Trova Galvano, uccidilo, sottrai al cadavere un oggetto personale e mettilo tra le cose di Vincenzo. Io e i miei fratelli faremo in modo che i Borgia vengano a sapere ciò che più ci aggrada. Benissimo. Seminare zizzania, non farti individuare. Ah. L'unico modo è chiamare gli assassini. È lui là? È lui là. Cosa fa? Ma è pazzo! Sottrae le prove, ok. Nessuno l'ha visto. Per ora.
e nessuno ha visto me. Consiste nel bere grosse quantità di birra. Per tutti i partiti... Non sto capendo cosa devo fare esattamente, sto andando a naso e per ora sta andando bene. No! Oh 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 oh. Va seguito. Belle mosse! Minchia, che slancio per fare un metro e mezzo. Vabbè che non lo farei manco con l'aiutino, però dettagli. Queste esclamazioni sono... mi fanno morire proprio. Avete bevuto per caso? C'è da pedinarlo, no? Ho letto bene. Devo piazzargli le prove addosso. Ma cosa ho fatto? Vi ho contrariato. Mo' ho capito. Via. Vincenzo. Hanno trovato Galvano morto. Ops. E a me cosa dovrebbe importare? Eravate... No! Devo perquisire. Beh, se proprio devi, servirà solo a scagionarmi. Sei così sicuro? E questo cos'è? Vieni con me. Vabbè, 100%, non ci siamo fatti individuare. E ci dovrebbero essere altri incarichi adesso, giusto? Yes, baby! E andiamo all'ultimo pacco di missioni, anche se è proprio il termine giusto. Interagiamo con lo sgabello. Prima con le carte, poi con la botte, poi con lo sgabello. L'aiuto è stato prezioso. Ora dobbiamo finire i 100 occhi. Solo i loro capi hanno contatti con i Borgia. Elimina quelli e la banda non avrà più motivo di esistere. Consulterò le tue spie. Bene. Nuovi incarichi ladri. Allora, vediamo un pochino. Il primo è qua a Trastevere, il secondo al Colosseo, poi ce n'è un altro qua, 3. Appunto, così si arriva a 10. E si chiude baracca con gli incarichi ladri. Ok, sei qua. Ezio. Uno dei capi dei 100 occhi si è infiltrato nella nostra gilda. Un farabutto senza eguali, responsabile della morte di molti nostri fratelli. Vieni, ti condurrò da lui. Licenziamento. Uccidi il traditore con la lama celata, vabbè. Sincronizzazione molto easy. Anche perché se non lo uccido così, cioè, piuttosto fallisco, ma... devo portare a casa il mio obiettivo. Fratello, non cascare, mi raccomando. Aspettate, messere. I trucchi del mestiere, vero? Non te l'aspettavi, brutto coglione. Tutti
Se era glitchato, meno male l'ho spinto dal dietro. Meno male, raga. Cosa cazzo fai? L'ho sentito urlare. Sì, però zio, c'è anche meno. È tornato dove era prima, fantastico. Con chi vi siete allenati? Che dovremmo essere arrivati. Adesso! Subito! Che stronzo! Ok, ucciderlo con la lama gelata, l'ho ucciso. A questo punto... Cioè, era lui! Era lui! È un traditore! Che bastardo! Madonna, che stronzo! Lì per lì ero impegnato a combattere, a portarmi a casa al 100%, ma è veramente uno stronzo, un pezzo di merda questo, eh! All'avvegliamento e alle punizioni per l'indecenza! Che farabutto del cazzo. Ok, l'altro è al Colosseo. È proprio dentro. Dentro, 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 dentro il Colosseo. Ehi tu. Ti andrebbe di fare felice un ammiratore con una dimostrazione pratica. Sei un modello per molti di noi. Addirittura. Per gli ammiratori. Completa il percorso senza subire danni. Sconfiggi lo sfidante nella gara da lui proposta. Vabbè, almeno... Stavolta... Non c'è completa entro X. 3, 2, 1... Let's go! Allora, devo arrivare praticamente al centro del Colosseo, giusto? Perché me la dovrei ricordare così questa missione. E intanto, qua ci siamo scesi. Poi, mi raccomando, non subire danni. Qua dovrebbe scendere tranquillamente, esatto. Oibo, ma che sta facendo? Bravo, bravo. Ti vogliamo così. Ok, e via. A parte potevo farlo anche da là, però vabbè. 2 minuti e 15, però sono 12, quindi c'è da risalire. Questa non ci voleva. Sali qua, Ezio, bravo. Credo che abbiamo abbastanza tempo per uscirci. Se però tu magari mi aiutassi. Perché non lo salti? Perché non lo salti? Perché non lo salti? Io boh. Ma lo salta. Siamo a 4 checkpoint. E là, cazzo. Via, 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 via. 6, 45 secondi. Non esiste una legge che preservi la decenza. Andare in giro così. Tipo te che stai zitto, ecco la legge che preserva la decenza. Ok, è laggiù. Lo vedo. Cioè, non è che lo vedo, però
Punto. 9. Non ci rimane tanto tempo. 10. Ho paura. Ci si dovrebbe fare. 11. Oh yes! 100% per gli ammiratori, raga. Yes! Andiamo all'ultimo incarico, ladri. Mi stanno squagliando perché è un caldo della Madonna qua. Ed eccoci qua all'ultimo. Ezio, la Volpe mi ha detto che sei molto abile a cavallo. Sono venuto a sapere che i capi dei 100 occhi si addestrano come cavalieri all'interno del Circo Massimo. Questa potrebbe essere una buona occasione per eliminarne molti in un colpo solo. Addirittura. Uccidi i capi dei 100 occhi con una lama celata. Niente adepti, che palle. E se gli adepti uccidessero con la lama celata, no, perché a volte si inventano delle uccisioni che non sono compatibili con le richieste. Non abbiamo limiti di tempo, quindi andiamo tranquilli. Desidera manifestare un caloroso benvenuto a tutti i fedeli pellegrini venuti in adorazione oppure di passaggio. Vai, vai! Yeah! Piazza davanti al suo palazzo a Ponte, a Berlino. Affinché facciano attenzione nel rimuovere mattoni e marmi dalle antiche rovine. La settimana scorsa. Ha fatto, scusa? No, perché è un rumore che sento spesso. Comunque. Davanti a San Paolo, fuori le mura. Scusa, sì. Tutti i campioni dei giochi sono promessi premi ancora più ricchi, oltre a una borsa di 4. Cavallo. Sei tu il colpevole, otterrai una promozione. Orsini. Lasciatemi andare. Il banchiere tedesco. Segnalate ogni crimine alla guardia cittadina. Ok, la macelata, 1. Stanno scappando, eh. Molti di piglio. Non è ancora finita. 2. Subito. 4 col bastone. Cazzo, è lontanissimo. Ma comunque con la macelata abbiamo ucciso. Se mi facevi fallire ti... mi incazzavo come una iena perché cioè, tu lo fai tornare indietro, quell'altro scappa. Io non posso farci nulla. La velocità non vi salverà. Esattamente. No, non si libererà di noi. Tanto ti chiappo. Tanto vedrai che ti chiappo. T'ho già recuperato qualche metro per ora. Ci deve essere il dialogo prima, se non c'è divertimento. Cazzo! Devi montare a cavallo! Devi montare a cavallo! Devi montare a cavallo, cazzo! Niente, non monta a cavallo! Devi montare a cavallo! Monta! 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 E che palle! Monta! E non monta! Non è ancora finita! Avanti! Monta! Monta! Ragazzi, a volte sto gioco è imbarazzante. Perdonami, cosa ho fatto per meritarmi? Sei nato per meritarti tutto questo, ok? Fammi un altro posto di blocco che chiamo gli adepti, vai. Fai un altro posto di blocco adesso. Ora!
deve restare vivo! Dategli addosso! Addosso, ora! La macelata. Ok, tempesta di frecce. Via. Renditi anonimo. E fine degli incarichi ladri, ragazzi. Andiamola a vedere nel DNA. Andiamo a verificare, raga. Dovrebbero essere tutti. Un botto è durato questo video. Ladro 100%. Siamo all'84,15% di progressi.